facili. Dimmele. Senti fra, sparale. L'altro giorno stavo con uno e volevo farmi baciare lì, ma non c'è stato verso di farglielo capire. Secondo voi come devo fare? Allora lei intanto devi mantenere la calma, lo porti a letto, te metti a quattro dei bastoni e gliela indichi con l'occhio. E poi? E poi gli dice: fallimento da Montessori, che a bocca ce devi andare. Ma che te ce devo mettere la freccia tipo casello dell'autostrada o ci arrivi da solo? Ci devi stare calmina però, che se cominci così tra 5 minuti ti schioppano le tonsille. Ho capito, ma deve finire sta storia, mannaggia i copi capezzoli di Vittoria dei Maneskin. Quale storia, scusa? Questa, non te lo devo dire, devi già sapere da solo che va fatto. Sta cosa va stabilita dal contratto nazionale della saliva, non che ogni volta devo fare la contrattazione con i sindacati su CL, CISL e UIL per farsi da una passata di lingua. Mi sembra una lotta giusta, vogliamo stampare i volantini? Scusate, mo non vorrei interrompere la fondazione delle brigate sozze, però dovete considerare che ci stanno pure quelli a cui non piace. Sì, vabbè, però se poi non lo fa tu, stanno lì che la faccia appesa tipo vigilante dell'OVS. Perché? Perché te invece lo devi fare per forza, sennò pare che gli infrangia la convenzione di Ginevra. E chi è Ginevra adesso? Non so, lei sarà una che faceva un sacco di pop. Madame Bovary intendeva dire che molti ragazzi, anche se a loro non piace, danno per scontato che tu lo faccia, e se questo non accade ti spacchettano le vaglie per una settimana. Sì, brava, è proprio così. Infatti quel giorno per ripicca non l'ho fatto neanche io, e lui è stato tutta la sera con la faccia appesa. No, solo la faccia, tutto lo dovevi appena, sta falla del genere umano, mannaggia addominali a bozzi d'Elisabetta Canalis. Ci cerca il buono che è dentro di te e bevitelo tipo sciottino, per favore. Le, mo, anche se ci te l'ha detto con sto stile da bancarella de ciabatte, voleva dire che hai fatto bene a fare così. Hai fatto bene, sì, mannaggia la cremantigge di Monica Bellucci. I diritti devono essere uguali per tutti, sennò se lo senti bagnato dove va a massaggiare la spugnetta per i piatti. Infatti, sono d'accordo. Liberté, égalité, ciuccia anche te. Scusate, sacco e banzetti dell'anarchia vaginale, vorrei però farvi notare che c'è pure un sacco il problema opposto. Qual è il problema opposto? Uno una volta mi c'è stato talmente tanto che mi ero scordato di averlo invitato a cena. Sono sconvolta. Vabbè, ma io quando è così io dico te so, gli faccio a Jimmy Slurp. Ho capito che ti piace l'osso buco, ma sta fettina va mangiata cruda, che si male e si va buona solo per far brodo. Io mi stupisco di come tu abbia ancora dei rapporti sociali in essere, dico davvero. Perché sono spontanea, sincera e meravigliosa, ecco perché. Questo non è essere spontanea, sì, questo è essere una trivella che scava voragini sul piazzale del buonsenso. Vabbè, ma quindi per convincerlo glielo devo dire chiaro e tondo? Sì, lei, ma te pensa che una volta che ha convinto sono finiti i momenti difficili, eh? Perché? Perché la maggior parte di loro sono convinti di essere Maradona da ciucciata, invece poi alla fine ti ritrovi lo schettino da navigazione. Ci, cerca il tram della pace e attaccateci, per favore. Lei, mo adesso ci te l'ha spiegato con sti termini da sceneggiatore di Gomorra. Però il fatto è che alcune volte i ragazzi non hanno molta dimestichezza con questo argomento. E quindi che devo fare? Ma come che devi fare, lei, mannaggia con a palloncino di Cristina D'Avena? Ma fino ad oggi come ha tirato avanti? Come abbiamo tirato avanti tutte quante, ci. Da un lato a braccetto con la delusione e dall'altro a braccetto col sacrificio. Sì, direi proprio di sì. Le, piccola e innocente in un mondo difficile, tagliamo corto. Quando stanno lì li devi istruire su tre punti fondamentali. Tipo? Allora, punto uno, la mira. La mira? Sì, le, a questi appena scendono li abbraccia la labirintite. Se ci fosse un tom-tom starebbero sul grigio a 15 km di distanza dall'obiettivo, con la voce che gli dice appena possibile fare inversione a utero. Ma veramente? Sì, tesoro, diciamo che se vuoi accorciare i tempi gli puoi mettere una mano in testa tipo joystick. Mo non dico che vince il gioco, ma almeno c'è la speranza che si supera il primo livello. Ok. Poi punto 2, la velocità. La velocità? Sì, se sa perché questi quando arrivano giù parano tutti Valentino Rossi al moto mondiale. Frrr, 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 manco i freni toccano, l'animaccia loro. Davvero? Sì, e se gli dici te fa piano, quelli ti dicono pure ma sto fa piano. Ma che sta a fa piano, mannaggia il gel da Cristoforetti, che mi pari una lucidatrice col motore della Lamborghini. Piano di che? Ci, entra nel bosco del respiro e fateci una casetta di legno. Allora, lei, sì, diciamo che gli devi spiegare che più che essere una Lamborghini, gli conviene essere una cosa tipo una Panda 750, che da 0 a 100 ci mette un po', così siamo contenti tutti. Ok! Poi, ultimo punto, il finale. Il finale? Sì, perché come se non bastasse, questi, quando te ce stai quasi, non si sa perché gli si stappa la vena creativa e cominciano a fare una serie di virtuosismi non richieste e dei percorsi fantasiosi che te vedi proprio orgasmo tu che si allontana con i valigi e si va a trasferire dentro un monastero in Umbria. Davvero? Sì, ma è così difficile da capire, mannaggia le tette rigide di Diletta Leotta, dove te ne va in giro? Là devi sta, immobile, se piuttosto mori ma stai là, fermo, dedito alla causa, come un bolscevico sotto la neve negli anni 40. Ci inspira la calma e butta fuori il principio d'ictus. Sì, lei, mo lei te l'ha detto con sti modi da venditore de Scottex su una statale de paese, però il fatto è che gli devi dire che quando stanno lì non si devono muovere finché non trilla tutto il meccanismo. E poi invece dopo che trilla tempo un paio di secondi e si deve levare, eh? Si deve levare? Subito, subitissimo, se cambia città è meglio. E se quando provo a spiegarglielo mi dice che già lo sa? Allora, lei, andiamo per esclusione. Hai mai sentito un uomo ammettere di non saper fare qualcosa nonostante l'evidente situazione di disagio collettivo? Non mi pare. Appunto. Hai mai visto un uomo chiederti spiegazioni su come ti
piace davvero invece di reiterare in eterno quei buffi comportamenti che hanno visto sui film maschilizi per adulti? Non credo. Appunto. Hai mai sentito un uomo chiedere spiegazioni precise sull'anatomia del sistema vagina direttamente ad una donna invece di scambiarsi credenze popolari al pub con gli amici del paddle? Non penso. Appunto. E quindi la risposta è una sola, lei. E cioè? Che è meglio che soffenda in giorno lui piuttosto che passarne 50 te a fatti i bidet del recupero da sola. Sì, ecco, ma lei te l'ha detto con questi modi da taglialegna bergamasco. Però il punto della questione è che alla fine se ci si parla è meglio per tutti. E se poi non lo vuole fare comunque? Ma levita davanti prima che la faccio diventare un ricordo su Instagram, per favore. Stai calma, ci. Ma che sta calma, fra? Questa dice cose che mi pare la controfigura dei Candy Candy e io devo sta calma. Sì, adesso ci parlo io. Le, fiore dell'amore incompreso. Se a lui non va di farlo ma a te va di riceverlo, forse è il momento di cambiare frequentazione. In che senso? Nel senso che lo chiami e gli dici che può andare a far secca a qualcun'altra, che a noi a gnagna ci piace carugiata. A cit, posso di? Sta via di mezzo tra King Kong e Alda Merini è un po' too much. Ma quindi scusate, glielo dico? Sì, le, per forza proprio. Ma dici? È scusa. Che storia triste. Che vita spicciola. Che mondo infame.